L'ultima edizione di Stadio Inglese Studio, Marco Gullà parla a 360 gradi e parla di tutto. Maurizio Zamperini è un fiume in piena e a Stadio News 24 dichiara anche la sua delusione per Hernandez. Sentiamo allora il presidente Rosanero. Io sono molto deluso di Hernandez, non da ieri, da molto. Se non si mette in testa di fare una vita da atleta, una vita Hernandez non avrà nessun futuro, né da noi né da nessun'altra parte. È una squadra sì che deve imparare a lottare per la salvezza, ma fa 4-5 domeniche siamo fuori e parleremo d'altro. È già vigilia di partita per il Palermo, che domani sera giocherà sul campo del Pescara all'Adriatico per la quinta giornata di Serie A. I rosanero stanno preparando questa delicata gara in ritiro a Chieti. Gasperini confermerà il 3-4-3. Donati sarà schierato al centro della retroguardia. In avanti potrebbe vedersi Dybala, in mezzo possibile chance per Viola. La squadra ha voglia di reagire alle sfortune delle ultime partite. Recupero degli infortunati, Franco Brienza in primis ci darà certamente una mano. Il Pescara ha tanto entusiasmo, quindi sarà una trasferta insidiosa. Parola di Giorgio Perinetti, che poi aggiunge: noi però possiamo fare bene se punteremo sul collettivo, deve essere questo il nostro punto di partenza. Il Palermo comunque non è una squadra che deve pensare alla salvezza, ha aggiunto il DG rosanero. Dobbiamo affrontare il momento con ottimismo, consapevoli di avere delle nostre qualità. Mi è piaciuto il Palermo visto contro l'Atalanta, parola del vicepresidente del Palermo Guglielmo Micichè, che ha poi aggiunto: Gasperini ha subito fatto vedere importanti novità, in particolar modo lo spostamento di Donati nel terzetto dei difensori mi è parso una grande intuizione. L'avvento del nuovo allenatore ha portato nuovi stimoli alla squadra, che si è sentita ancora di più responsabilizzata. Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 ad arbitrare Pescara-Palermo, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18.30 allo stadio Adriatico. Il fischietto di Volterra sarà coadiuvato dagli assistenti Longo e Giachiro, quarto ufficiale di gara Musolino, giudici di porta Celi e Castrignano. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.